Eccoci, benvenuti, benvenuti. Siamo live con una diretta online, quindi siete, sorridete, anche se non si vede tanto, ma dagli occhi si dice che si capisce se uno stia sorridendo o no. Avete mai provato questi test, no? Carini. Bene, allora, siamo live appunto con un nuovo appuntamento del Life Science Excellence Awards, che è il premio promosso dalla Società Italiana di Comunicazione Scientifica e Sanitaria, Denato, per premiare i migliori progetti che hanno contribuito all'eccellenza e all'innovazione nel settore della salute. Io sono Marco Camisani Calzolari, la maggior parte di voi mi conosce per Striscia la Notizia Televisione, ma mi occupo di tecnologia, insegno all'università, insomma, sono del settore del digital da 30 anni, quasi ante litteram. Oggi parliamo ovviamente di salute, ma vi introduco l'argomento. Allora, in sostanza viviamo tutti sullo stesso pianeta e la modifica di una variabile anche piccola magari va a influenzare, andrà a influenzare anche le altre. È un po' l'effetto farfalla, no? Avete presente che è introdotto per la prima volta dal matematico e meteorologo Edward Lorenz e nel titolo di un suo articolo del 72 scriveva: ma può il batter d'ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas? Chi lo sa, questa è, no? Ce lo chiediamo tutti. E la metafora, poi, quella della farfalla, è stata utilizzata in questo caso per spiegare un modello matematico predittivo. Ma l'intuizione che anche le piccole modificazioni iniziali possano avere un modello matematico a lungo termine è comune però in molte e in quasi tutte le discipline scientifiche. In sanità, una delle espressioni più serie, almeno formalmente, condivise in questa consapevolezza, è rappresentata dall'approccio One Health, che è un modello sanitario basato appunto sull'integrazione di discipline e di saperi diversi, sul riconoscimento che la salute umana, la salute animale e la salute dell'ecosistema siano legate indissolubilmente. E allora parliamo di questi temi con Marcello Cattani, presidente di EAD di Sanofi Italia, prego. Lorenzo Wittum, che è amministratore delegato di AstraZeneca Italia, e Morena San Giovanni, presidente di Boehringer Ingelheim Italia. Chissà come l'ho detto. E dopodiché Francesco Maria Avvitto, che è direttore editoriale di Popular Science Italia e Quotidiano Sanità, saprà fare le domande giuste per approfondire il tema. Prego. Buonasera a tutti, e grazie a voi di essere qui. E parliamo di un tema che a noi sta particolarmente a cuore, no? Nel senso, di One Health si parla tanto e vogliamo un po' sia capirne di più, sia capire come la One Health, questo approccio poi incide non solo nell'ecosistema ma anche nella vita delle aziende. Con voi vogliamo fare questo questa sera. Vado subito con la prima domanda, dottoressa San Giovanni, proprio per capire se il concetto di, condivido ovviamente il concetto di One Health e come questo modello è applicabile in una grande azienda farmaceutica. Sì, lo condividiamo, mi sentite giusto? Lo condividiamo e ci crediamo veramente, forse per noi viene anche un po' facile perché come azienda farmaceutica produciamo farmaci per uso umano e per uso veterinario e ormai da 20 anni siamo fortemente impegnati anche nel ridurre l'impatto ambientale di tutte le nostre attività, siano esse produttive o commerciali. Quando noi pensiamo all'approccio One Health veramente lo intendiamo in un senso olistico, cioè ci riferiamo al fatto che la salute umana dipende anche dalla salute degli animali, siano essi da compagnia, animali da produzione, così come dalla salute dell'ambiente, questo lo sappiamo perché tantissime patologie derivano da condizioni ambientali. E proprio con questo approccio olistico abbiamo avuto il privilegio di partecipare recentemente ai lavori del B20, con la task force di Health and Life Science, abbiamo portato avanti questo concetto e siamo orgogliosi adesso di vedere che l'approccio One Health è on top alle agende politiche di tutti i paesi del G20. E all'interno di un'azienda come quella di Boehringer Ingelheim, noi pensiamo che questo sia in realtà la via per il futuro e non soltanto da un punto di vista settoriale o perché noi ci occupiamo così trasversalmente di questi aspetti, ma riteniamo questo approccio anche la risposta unica possibile ai grandi problemi dell'umanità.
per esempio nutrire il pianeta, no? Che è stato anche l'oggetto di una recente Expo, in un contesto dove la popolazione umana continua ad aumentare. Riteniamo che questa sia la risposta anche ai grandi problemi ambientali di cui siamo diventati anche tutti consapevoli negli ultimi 10-5 anni. E quindi non si può veramente prescindere da questo. Anche all'interno di una multinazionale bisogna considerare di lavorare contemporaneamente su tutti e tre gli aspetti. E ovviamente non lo possiamo fare da soli, come azienda. Ovviamente questo richiede non solo un approccio, come potete capire, multidisciplinare, ma cross-settoriale e soprattutto basato sulla collaborazione tra pubblico, privato, cittadinanza, impresa e istituzioni. La ringrazio. E invece volevo chiedere al dottor Whittum la pandemia. No? La pandemia ci ha mostrato tante di queste relazioni che sono insite del modello quantitativo. Cosa ci ha insegnato? Anche a livello aziendale, diciamo, come... Beh, sicuramente ci ha insegnato davvero, davvero tante cose. Qualche anno fa parlare di globalizzazione, la parola globale, diciamo, in alcuni ambienti, in alcune, diciamo, persone non era molto, molto ben vista. In realtà quello che abbiamo imparato è che è necessario per una sfida come la pandemia avere una risposta globale, quella di condividere conoscenze, condividere infrastrutture, condividere scienza per far sì che effettivamente, come è stato fatto dall'industria farmaceutica, si è potuto dare una risposta molto chiara ai problemi della pandemia. Io credo che ancora di più ora il valore di tutto il settore del life science è molto chiaro. Ora si parla di salute come investimento, non si parla più di salute come costo. Questo sicuramente lo abbiamo appreso negli ultimi anni. E sicuramente il valore di tutta l'industria del life science è un valore che va più in là del trattamento, va più in là dei farmaci, va più in là anche della stessa ricerca clinica che tanto facciamo in tutti i paesi del mondo. È un valore che ci fa essere un attore e un partner chiave non solo il settore sanitario, ma delle popolazioni e delle società e degli stati. Un valore economico, un valore occupazionale, un valore anche per l'innovazione. Pensiamo a tutti gli investimenti che stiamo facendo in digitale e in intelligenza artificiale. Citavi tu, Morena, prima il tema dell'importanza della collaborazione. Questo sicuramente è essenziale. Sono stato da poco a Dubai, al B20, a parlare esattamente di come la importanza della collaborazione pubblico-privato non solo deve essere presente in tutti gli stati, ma deve essere presente globalmente. Questo è stato uno dei risultati della task force che menzionavi poc'anzi. Quindi secondo me davvero c'è un cambio, c'è una grandissima opportunità. La pandemia sicuramente è stata un momento drammatico per moltissime persone, però credo che il lavorare sulla resilienza dei sistemi sanitari e far sì che la salute sia considerata come un investimento è sicuramente un valore che abbiamo appreso in questi ultimi mesi. E credo che abbiamo una grandissima opportunità, per esempio oggi, con il PNRR, per davvero poter fare questo passo importante nel far sì che il sistema sia più resiliente, il sistema sia più digitale, sia più vicino al territorio, sostenibile, perché davvero questo è l'obiettivo che vogliamo fare come industria, di essere partner del sistema socio-economico italiano. Ringrazio. E invece, dottor Cattai, no, quando parliamo di One Health, spesso viene in mente anche la responsabilità sociale d'impresa, no? Perché tanti progetti poi, specialmente a livello della salvaguardia della salute ambientale, poi ricadono lì. Però cioè, qual è la misura entro cui l'agire dell'azienda può e deve esulare dal perseguire invece il giusto profitto che consegue? Allora, come hanno accennato i miei colleghi precedentemente, la scala è globale e le risposte sono globali. E vorrei anche parafrasare l'apertura del meeting. Non è stato un colpo
d'ali di farfalla, è stato l'elefante che è entrato nella cristalleria per avviare una deriva che sta portando ad una percezione, ad un valore finalmente diverso di tutto il nostro comparto, che è abituato a vivere di innovazione, digital e velocità e competizione. E attualmente sono ancora dei valori che si scontrano con i sistemi pubblici. E quindi l'opportunità oggi è proprio questa, di anche sfruttare queste competenze che sono proprie del nostro settore per aiutare in maniera olistica il sistema ad avere un approccio One Health nell'erogazione della salute ai cittadini. E quindi sicuramente le aziende tutte del comparto si sono mosse nelle strategie One Health che ricadono nel CSR in maniera forte. Credo che questa direttrice sia l'asse, il tratto distintivo delle nostre aziende, e sia da un punto di vista, se vogliamo vederla veramente in modo olistico, nella misura con cui abbiamo abbracciato la digitalizzazione, la capacità di lavorare e continuare a performare, a portare innovazione in maniera completamente remota, e anche con le grandi sfide che il nostro settore, i nostri settori industriali stanno vivendo. E sono sfide che sono ancora più forti nel nostro paese. Perché? Perché è un paese che non ha un approccio One Health, ha un approccio che è frutto della nostra storia, che è frutto della regionalizzazione, quindi i livelli di efficienza del sistema sono molto diversi tra di loro. E quindi le opportunità del PNRR vanno lì, cioè far sì che la collaborazione, i partenariati siano privi di ideologia, siano equi e paritetici, e quindi anche il mondo dell'innovazione possa dare il contributo ma avere una partecipazione effettiva nelle possibilità di scoperta. E dall'altra far sì che il sistema riesca ad essere più equo nei confronti dei cittadini, più snello, più veloce, più comparabile a quello che avviene in altri paesi dove semplicemente, indipendentemente dal Länder, come in Germania, dove hai uno stabilimento, hai un unico contact point nella pubblica amministrazione. E noi abbiamo ancora i comuni, le province, le regioni, i vari ministeri, e un esempio è, per chi ha stabilimenti, la gestione delle leggi ambientali da nord a sud di un paese complesso come l'Italia. Quindi, in sintesi, credo che questo sia nuovamente un'opportunità da rimarcare ulteriormente, perché c'è oggi una consapevolezza diversa del valore, del contributo, che è un contributo anche sociale, perché è il primo elemento che concorre alla sicurezza di un paese. Dopo ci sarà anche l'aerospazio, purtroppo, come stiamo vedendo, o la difesa, ma questo è la premessa perché ci siano tutti gli altri livelli di sicurezza, la sicurezza vera e propria, fisica, ma anche e soprattutto quella economica e sociale. Come azienda siamo molto focalizzati, come Sanofi, in questo, addirittura con la creazione di una Global Health Unit che ha come missione la CSR, che principalmente, quindi lascio, non tocco tutti i temi legati ad esempio a come far lavorare meglio e in maniera più happy i nostri dipendenti, ma come ad esempio eradicare determinate malattie in paesi del terzo mondo, poveri, da qui al 2030, la malattia del sonno, le patologie eradicare o comunque portare ad una soglia minima le patologie oncologiche pediatriche, e soprattutto mettere a disposizione in 40 paesi for free farmaci salvavita.
Credo che questo, al pari dell'eliminazione dei blister da qui al 2030, da avere materiali completamente ecocompatibili da qui al 2025 ed essere carbon neutral al 2030, siano segni molto tangibili del valore che non solo un'azienda, ma questo comparto porta in un sistema paese. In un sistema paese che deve guardare in un'ottica che non è quella del paese, ma è quantomeno quella europea, per un tema di sovranità nella produzione dei farmaci, un tema anche geopolitico di contrapposizione, vogliamo usare questo termine, o comunque di competizione nell'interesse della salute dei cittadini e dell'economia e della società dell'Europa rispetto a Stati Uniti, India e Cina. Ringrazio. Poi su questi temi ci torniamo anche nella prossima domanda, dove casomai li approfondiamo un pochino. Però volevo chiedere prima al dottor Whittum, l'approccio One Health, poi applicato all'azienda, semplifica i grandi processi o è invece ha un impatto più verticale sui territori in cui l'azienda va ad operare? Diciamo, come si combinano le due cose? Ma io credo che un po' a tutti e due i livelli. Come multinazionali noi siamo abituati a gestire sfide globali con strategie globali e una vision globale. Quindi sicuramente come sono le regole nei diversi continenti e come diciamo ci dobbiamo approcciare per avere un approccio il più possibile unico. Ma poi, come dicevo prima, l'importanza di allinearsi a quelle che sono le necessità dei territori. Perché ovviamente se vogliamo essere partner, si parla molto di questo partenariato fra pubblico e privato, no? Ne abbiamo, diciamo, lo ascoltiamo moltissimo, però fondamentalmente quello che vuol dire è ascoltare quelli che sono i bisogni di un territorio e cercare di co-creare progetti insieme al territorio. E nel territorio ci sono istituzioni, ci sono centri di ricerca, ci sono regioni, ci sono comuni, ci sono tantissime opportunità davvero di poter collaborare. Quindi io non credo che sia un aggiungere complessità, anzi è un aggiungere valore all'approccio che noi abbiamo. Voglio fare l'esempio di, recentemente abbiamo spostato, probabilmente lo sapete, la nostra sede nell'Innovation District di Milano, e uno dei motivi, oltre a quello di, diciamo, avere spazi nuovi e confortevoli per tutti i nostri colleghi, uno di questi obiettivi è quello di, utilizzo una parola che ora non, diciamo, non va più tanto di moda, che è il concetto della contaminazione, la cross-fertilization, no? È passata di moda. È un po' passata di moda. Forse meglio, chiamiamolo cross-fertilizzazione. Cross-fertilizzazione fra mondi diversi. Sempre commento che il paziente, molto spesso, anche il paziente più grave, molto spesso la mattina, quando si sveglia, non pensa di essere un paziente, pensa di essere un cittadino. E vuole vivere giustamente la sua vita, vuole andare al supermercato, vuole andare in palestra, vuole fare tutte le attività che un cittadino normale giustamente deve fare. E quindi non possiamo avere un approccio unico in silos nell'industria farmaceutica, e forse un po' nel passato l'abbiamo avuto, no? Fra tutti, cioè ci siamo focalizzati sempre al farmaco e al trattamento. Però ora da qualche anno davvero l'opportunità di poter fare partnership con anche altre tipologie di imprese. Il motivo di essere a Mind, nel Federated Innovation Model, quello di essere con imprese di tutti i differenti settori, voglio menzionare una per tutta, Esselunga. Quanti dei membri del programma, non voglio fare pubblicità a Esselunga, ma quanti membri della FIDATICAR, che tutti conosciamo, quanti di questi sono pazienti e magari utilizzano i nostri farmaci? Come possiamo fare un'offerta comune per far sì che questi pazienti davvero possano stare meglio, si possano ancora comportare più come cittadini? Io credo che qui, come industria farmaceutica, è dove davvero possiamo apprendere e dobbiamo imparare. Perché, come diceva lei prima, è importante allinearsi a quelli che sono i bisogni del territorio, e un paziente in Lombardia non è lo stesso di un paziente in Campania. E quindi è importante poter sviluppare soluzioni customizzate
facendo alleanze con tutti i settori con i quali possiamo collaborare. Questa davvero è un po' la visione ed è una cosa concreta, perché non vorrei che al pubblico potesse suonare quello che Morena, Marcello e io stiamo dicendo come grandi parole, ma in realtà sono progetti molto concreti e credo che molti anche dei progetti che sono stati primati qui oggi, complimenti a tutti i vincitori, rappresentano un po' questo approccio di voler fare partnership, non solo nell'industria, ma espandersi sempre di più. Io credo che dobbiamo imparare ancora, siamo, come si dice, in una learning curve, però credo che siamo nella direzione corretta e l'approccio One Health davvero ci permette di accelerare in questa direzione. Grazie. Dottor Cattani, cioè, quindi un approccio globale ai problemi di salute è evidentemente la via maestra da percorrere, no? Però che ostacoli ci sono, specialmente nel nostro paese, per poter fare, diciamo, un approccio globale al tema salute? Allora, a mio modo di vedere, mancanza di visione strategica. Partito piano, è partito, diciamo. Frammentazione, regionalizzazione, che ha un concetto di prossimità sicuramente, ma alla fine si traduce in differenze inspiegabili agli occhi di un cittadino che deve migrare per avere assistenza sanitaria in regioni più virtuose. E non da parte nostra, ma da parte del sistema, avere davvero un approccio One Health, che significherebbe innanzitutto riconoscere il valore del settore, dell'innovazione a 360 gradi, non solamente nell'innovazione spinta intesa come ATMP, okay? Ma a 360 gradi, perché l'impatto è quello sulla sicurezza, è sulla salute, sull'economia, sul valore sociale di un paese e di un'economia sviluppata. E quindi questo con l'ultimo, penso, grande tema dell'accesso, no? E l'equità. Quindi è una strada ancora lunga. Credo che quell'elefante che è entrato nella cristalleria abbia insegnato questo o abbia spinto i paesi a ragionare in un'ottica sovranazionale. Quello che è successo, ad esempio, con i vaccini Covid, l'APA, l'Advanced Purchase Agreement, è stato comunque un esempio, a valle di uno sforzo che in 10 mesi ha portato una soluzione che normalmente richiede 5-12 anni. E questo credo che debba essere il punto di partenza per insieme trovare una strada che sia equa, che sia alla base di uno sviluppo congiunto di tutte quelle opportunità che si sono aperte. Il PNRR è già stato citato, c'è l'IPCA anche, che è un nuovo modello di collaborazione. È tutto smooth, è tutto perfetto? No, ma è un segnale, è un cambiamento. Quindi gli occhi sono stati aperti, ora credo serva accelerare, perché non più tardi di 6 mesi fa gli Emirati Arabi hanno dichiarato che nei prossimi 10 anni saranno il primo hub di biotechnology transformation per il cluster dell'Est, del Far East. Lo faranno? Sì. Regole, se vogliamo, semplici, capitali quasi illimitati, devono solo portare i cervelli. E quindi questo deve avvenire, ovvero fare sì che questi modelli nuovi di collaborazione soddisfino anche delle logiche che ci permettano tutti insieme di elevare la competitività di un paese, competitività sociale, ma anche economica, perché i due temi sono strettamente interconnessi. E quindi mi auguro, l'augurio congiunto è proprio questo, ma credo che, ecco, i germi di questo nuovo viaggio ci siano stati seminati. Ora dobbiamo vedere come
la piantina come cresce, cresce. E possa essere rigogliosa, altrimenti perderemo una sfida che in primis è di civiltà, di accesso sostanzialmente, perché oggi abbiamo il valore c'è, è dimostrato nella qualità di vita, nella progression fee, nel prolungare la vita di tante patologie. E poi abbiamo sempre dei temi che sono sotto il tappeto, perché c'è una pandemia silente che è quella dell'antimicrobico resistenza, quindi quasi un paradosso, no? in questi temi che stiamo affrontando. Però non dobbiamo, credo, mollare e andare avanti in questa direzione, che credo possa solo portare elementi virtuosi a tutto il sistema. Perfetto. Dottoressa San Giovanni, no? Mi è iniziato lei e concludiamo con lei, no? Quindi, salute umana, salute animale, salute dell'ambiente, cioè, ci possiamo scommettere come pillar su cui costruire non solo la One Health ma anche la salute del paese? Secondo lei, ovviamente. Secondo me sì, se siamo disposti ad allargare un po' gli orizzonti. Allora, Marcello e Lorenzo hanno messo in evidenza la necessità di guardare alla salute, noi parlavamo in particolare di salute umana, in maniera più trasversale, più d'insieme, facendo più sistema, guardando in maniera prospettica, soprattutto se si vuole considerare il concetto di cura che è insito dentro il tema One Health, quindi una cura che si estende non solo alle persone ma anche agli animali. E abbiamo visto in tempi recentissimi, per esempio durante la pandemia con il lockdown, quanto gli animali da compagnia hanno aiutato non solo a poter uscire a fare una passeggiata, ma a combattere la solitudine, che è uno dei motivi di maggiore fragilità mentale nella società di oggi. Abbiamo visto in quanti casi la mancanza di salute negli animali, pensiamo per esempio alla febbre suina africana che oggi sta compromettendo le produzioni animali in tanti paesi, porti a problematiche sociali importantissime. E abbiamo visto, chiaramente siamo tutti consapevoli del declino del nostro ambiente e del fatto che dobbiamo assolutamente attivarci per fare questo. Allora io credo che un settore come il nostro, dove per vocazione noi ci prendiamo cura, debba farsi testimone del fatto che tutti abbiamo una responsabilità per attivarci e lavorare contemporaneamente su questi temi. Per le aziende è una sfida, perché implica uscire dal proprio guscio, dal proprio settore, informarsi, capire che siamo parte di una comunità, che dobbiamo conoscere come funziona il sistema, coinvolgere altri attori. È una sfida per i manager, perché significa un cambio di prospettiva, cioè uscire da una logica di medio termine, guardare più a lungo termine, assumersi la responsabilità di quello che possiamo consegnare alle generazioni future. Però io ci credo, perché abbiamo anche gli strumenti per poter fare questo. E non parlo soltanto di competenza, vocazione all'innovazione, vocazione a lavorare insieme. Noi lo facciamo già come settore, lavoriamo tutti insieme sui temi importanti con Farmindustria, ma siamo anche già un po' abituati al partenariato pubblico-privato, quindi a lavorare con le istituzioni, e abbiamo un'arma importante su cui poter contare, una leva importante a mio avviso, che sono le nuove generazioni. Io credo che con il contributo delle nuove generazioni, dei giovani al lavoro, che sono nati con una coscienza diversa, più di sistema, sentendosi molto più parte della comunità e la responsabilità anche di proteggere l'ambiente, di vivere insieme con gli animali, rispetto alla nostra generazione, possiamo veramente andare lontano. Però dobbiamo fare questo cambio, questo salto di prospettiva. Ringrazio, vi ringrazio. Il tema è interessantissimo, dicevo. Noi ci stiamo appassionando alla One Health come gruppo anche editoriale, e sta un po' contaminando, si sta disseminando tra tutte le nostre testate, finché probabilmente arriveremo a farne una dedicata, perché è un tema che ci sta entrando nel cuore. Io, Marco, è il tuo Eccoci. Momento. Bene, grazie del vostro importante contributo. Vi invito a tornare.
E allora, adesso è il momento dei premi. Siamo pronti? Non bisogna spellarci proprio di pastare le mani. Allora, regia, innanzitutto invito sul palco per premiare i vincitori Luigi De Santis, che è direttore generale di SIX. E poi la regia a mandare il video con il Best Corporate Social Responsibility Project of the Year e i relativi vincitori. Eccoci qua, la top 10 è questa. Fondazione Roche, il progetto è Fondazione Roche per i pazienti. E poi Gedeon Richter, il progetto è hashtag Sorridi col cuore, viene a ritirare il premio Viviana Santoro. E poi Gilead Science, il progetto si chiama Community Grants Program, ritira il premio Gemma Saccomanni. E poi GSK, ritira Dynamo, cioè ritira Sabrina De Camillis e il premio si chiama, il progetto si chiama Dynamo Camp. Johnson & Johnson Medical, il progetto si chiama Green Project, ritira il premio Giovanni Morgi. United for our future, Lundbeck Italia, ritira il premio Maria Elena Soffiettini. Medtronic, con A Tutta Vita, ritira il premio Elena Busetto. E poi Pfizer, con Forest Lang, ritira il premio Elisabetta Schiroli. Con il progetto Italia is One, Gruppo Servia Italia ritira il premio Michela Figini. E last but not least, per Sobi, il progetto Drommi vince la paura ritira il premio Alessandra Zappa. Allora, tutti in fila a farvi fotografare. Guardate la camera. Fotografo, i fotografi, se volete potete farle anche voi, perfetto, ci mettono un po' perché sviluppare, perfetto, fatto, bene, grazie, ancora congratulazioni! E ora, la prossima premiazione per il Best HR Project of the Year, altri 10. Regia, via! Best HR Project of the Year. Allora, primo, API, Marketing Excellence Experience 2020. Ma ritira il premio Alessia Girbino. E poi, Alfa Sigma, AMAB, o AMAB, ritira il premio Pietro Strapazzon. Boston Scientific, il progetto si chiama Emerging Leaders Program, ritira il premio Alfredo Dell'Isola. E poi Gedeon Richter, il progetto si chiama Grace, il premio lo ritira Lara Marchesano. Gilead Science, progetto Competencies per Cluster, ritira il premio Paola Piaggio. GSK con il progetto Modern Employee ritira il premio Sabrina De Camillis. Poi Medtronic con il progetto Make. E ancora Medtronic con il progetto Mentoring. E poi Roche con il progetto che si chiama Volontariato di competenze, ritira il premio questa volta Amelia Parente. Poi Takeda con Takeda Italia Lean System, ritira il premio Augusto Modanese.
Giusto, moda nera. Bene, allora in posa il fotografo farà i sorrisi che si vedranno. Bene. Ancora uno. Fatto. Perfetto. Grazie, congratulazioni. È ora l'undicesima premiazione della giornata con il Best Consumer Health Project of the Year. Prego regia, video con il top 10. Con il progetto Iovis Fingerprint Batterico Alfa Sigma ritira il premio Biagioppi. Mentre per l'Allergan Aesthetics, la medicina estetica come benessere psicofisico, ritira il premio Letizia Tanca. E per Angelini Pharma e il progetto Ecosistema Tachipirina, ritira il premio Gabriele Stoveglia. Sempre Angelini Pharma, con il progetto Fa la scuola giusta, ritira il premio Cristiano Giostra. E poi Bayer, il progetto si chiama Hashtag Go Green, ritira il premio Cristiano Normani. E Durex con il progetto Safe is the New Normal, Chiara Martinelli ritira il premio. Poi abbiamo Farmacie Boots con i test rapidi Covid-19. E Ipsa Farmaceutici con il progetto Vitamina D3 Ipsa. Sabrina Gorassini ritira il premio. E poi con il progetto Kerobin nella top 10. Quasi last but not last, perché last c'è Lloyds Farmacia con il progetto Farmacista Online e Consulto Medico o H24 My Clinic. Vincenzo Masci ritira il premio. E ora in posa per i fotografi. Ricordatevi di sorridere, che si vede. Perfetto, grazie, vi ringrazio ancora, congratulazioni da parte anche della giuria dei Life Science Excellence Awards. Ci vediamo tra pochi minuti per il prossimo talk. Ciao.